Allora, diamo avvio a questa, ai lavori di questa seconda parte del programma pomeridiano del convegno. Il titolo della tavola rotonda che introdurrò brevemente e che sono chiamato a coordinare è Le politiche di oggi per il welfare di domani. Abbiamo una importante tavolo di relatori, relatori che si erano accanto a me, infatti rappresentano in modo estremamente qualificato, per meglio dire, un'articolata gamma di soggetti che sono in qualche caso attori diretti e indiretti, in qualche caso osservatori, esperti e particolarmente competenti del quadro delle odierne politiche di welfare. E dunque ascoltare i loro interventi sarà senz'altro molto utile e molto interessante, perché ci consentirà di avere diversi punti di vista sullo stato dell'arte e sulle prospettive delle politiche di welfare. Sono attualmente seduti al tavolo una parte dei relatori, alcuni stanno arrivando. Abbiamo Ugo De Ambrogio, che è direttore dell'area mercato del lavoro e sistemi produttivi dell'IRS di Milano, istituto per la ricerca sociale. Abbiamo Gian Mario Grazzi, che è il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali. Elena Vincenti, che è ricercatrice della Fondazione Emanuele Zancan di Padova. L'onorevole Diana Piazzoni, che è relatrice in Commissione Affari Sociali alla Camera del disegno di legge delega per il contrasto della povertà. Devono arrivare Maurizio Bernava, che è segretario del Confederale CISL, e Raffaele Tagora, che è direttore generale dell'inclusione politiche sociali al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Qualche breve riflessione introduttiva, qualche breve considerazione introduttiva prima di dare la parola agli ospiti. È ovvio, evidente che il quadro socio-economico contemporaneo sollecita in modo forte il nostro sistema di welfare, che, come è oltre poco noto, ha caratteristiche peculiari che lo rendono forse meno di altri nel contesto europeo performante nei confronti degli Stati Uniti. Continua a crescere la quota di popolazione che si trova a vivere in condizioni di povertà assoluta, e sappiamo cosa vuol dire povertà assoluta, acuirsi della condizione di disagio e di rischio sociale diffuso, che poi si concentra in particolari, su particolari target, le giovani generazioni in particolare, mi piace ricordarlo, il prodursi, manifestarsi di dinamiche di tipo demografico, di tipo familiare, di tipo migratorio, che oramai sono un dato strutturale del cambiamento della nostra società e con il quale dobbiamo fare dei conti. Dunque un quadro complesso, articolato, estremamente critico, che si propone, che chiede al sistema di protezione sociale di definire strategie e di dare risposte adeguate. Queste criticità si pongono di fronte al sistema di welfare, al sistema di protezione sociale, mentre si rivolgono principalmente alla componente socio-assistenziale del sistema di welfare. A fronte di questa situazione, di queste sfide, di queste criticità, che cosa abbiamo? Abbiamo un sistema di welfare che, abbiamo ascoltato questa mattina l'appassionato intervento dell'onorevole Turco, che ha fatto un affresco delle vicende a cavallo del millennio, che vale la pena rapidamente riprendere, perché rappresentano, diciamo così, il punto di partenza di quella che lei ha chiamato la primavera delle politiche sociali d'Italia, e in effetti questo è stato. Cioè, noi abbiamo avuto in un periodo non lontano, purtroppo non lungo, circa un decennio, abbiamo avuto una fase, una stagione di sviluppo del sistema delle politiche sociali, del sistema socio-assistenziale in Italia, dalla fine dello scorso secolo fino a
primi anni del nuovo secolo, il periodo nel quale abbiamo avuto un importante processo di innovazione normativa. Stamane è stato ricordato la legge 25 dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la legge 38, che certamente è lo snodo cruciale, ma aggiungo a memoria la legge 431-98 che prevedeva il sostegno alle locazioni, la legge 161-98 sui disabili, per la legge 40-98 sull'immigrazione, che ha una parte con il decreto legislativo 298, che ha una parte che è importante per i servizi sociali, la legge 68-99. Insomma, abbiamo un pacchetto di innovazioni normative a fine Novecento estremamente importante. Abbiamo l'avvio del Fondo Nazionale sulle Politiche Sociali, che sostiene finanziariamente quel quadro normativo innovato. I primi anni del nuovo secolo si caratterizzano per una costante crescita, in parte anche il superamento della categorializzazione dei fondi, che dà luogo alla costruzione, all'avvio della costruzione di quello che con la 38 è stato identificato come il sistema integrato di interventi e servizi sociali, che effettivamente ha cominciato a delineare in Italia un nuovo scenario delle politiche socioassistenziali. Che si è percepito nei territori, perché ha comportato la crescita quantitativa, la crescita, l'ampliamento della gamma delle prestazioni, il consolidamento della presenza delle professioni sociali nei territori. Non è avvenuto in modo cogente e equilibrato su tutto il territorio nazionale. La fotografia che ne faceva l'Istat quando censiva gli interventi e servizi sociali di Roma diceva che, a fronte di una spesa media pro capite di circa 120 euro, avevamo territori che stavano ben sotto i 50 pro capite e regioni che stavano sopra i 170 e 180. Dunque, lo sviluppo anche in quella primavera, per richiamare l'espressione dell'onorevole Turco, lo sviluppo non fu equilibrato, però certamente è stato un periodo, una stagione feconda, densa di opportunità, in cui si sono sperimentate forme di cooperazione, di progettazione integrata, di partnership privato-pubblico, di un nuovo ruolo delle professioni sociali, il coinvolgimento dei professionisti sociali nei processi di programmazione, di costruzione, insomma, una fase di protagonismo dei servizi sociali che in Italia non aveva precedenti. Il risultato di questo percorso è stato fino al 2010, identifichiamo così una data di riferimento, un sistema di welfare, un quadro di politiche socioassistenziali costantemente in crescita, che in realtà mostrava già qualche segno di di arretramento sul fronte dell'innovazione normativa. L'innovazione fine Novecento rimane un'esperienza che poi ha faticato ad essere rilanciata per lungo tempo, però certamente il sistema di welfare conosceva una fase di evoluzione e di consolidamento importante, e che faceva ben sperare. Rimanevano lacune, rimanevano smagliature, rimanevano elementi di forte criticità, non solo i differenziali regionali, ma per esempio l'assenza di alcune misure. La misura di contrasto alla povertà è un dato che oggettivamente sì, ci ha dimostrato esperienze importanti, la sperimentazione del reddito minimo di inserimento ancora a cavallo del secolo. Sì, poi l'esperienza della carta acquisti, che non è certamente una misura di contrasto della povertà, però insomma, pur con queste sbandature e queste lacune, il quadro si presentava favorevole, positivo, promettente. In realtà però, a partire da un certo momento, negli ultimi anni, mi viene da dire nell'ultimo decennio, la situazione si è radicalmente modificata. Quello che era stato uno sviluppo, quello che era stata una fase di crescita e di evoluzione, ha prima rallentato e poi ha ripiegato.
E se oggi dovessimo dare uno sguardo rapido alla situazione degli ultimi anni, non potremmo non registrare un declino del sistema di welfare, un declino del quadro delle politiche socio-assistenziali, di cui credo i professionisti siano i testimoni più diretti. Un declino che molto banalmente si è accompagnato al calo dei finanziamenti statali, ad una, mi permetto di dire, deresponsabilizzazione del quadro nazionale e una eccessiva responsabilizzazione del quadro locale. Mentre i territori si trovavano a dover combattere con gli effetti della crisi, ai territori si chiedeva di fare autonomamente fronte ai bisogni dei cittadini sul versante socioassistenziale. Ricordo che nel 2011, vado a memoria, il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali del Governo Monti ha montato 50 milioni di euro, 50 milioni di euro. Dunque, un sistema che aveva conosciuto un promettente sviluppo, pur mantenendo tratti di criticità sui quali sarebbe stato necessario continuare, e quindi ad un certo momento invece manifestato segni di profondo declino, di profonda evoluzione, dove tornavano ancora le stesse lacune, le stesse essenze del passato. Fortunatamente negli ultimi due anni, sempre il quadro si sia un po' revisionato, negli ultimi due anni oggettivamente non si può non registrare una ripresa del finanziamento statale al sistema delle politiche socioassistenziali e un nuovo orientamento strategico che trova sostanza nel disegno di legge delega promosso dal ministro Poletti e che in discussione sarà approvata alla Camera nel mese di luglio, in discussione attualmente al Senato, che mira alla costruzione di una misura strutturale per consentire il contrasto alla povertà, che riprende e prosegue quella che era invece una misura, diciamo così, sperimentale, cioè il sostegno all'inclusione attiva, che proprio in queste settimane va in onda nei territori del paese. Questo è il quadro, credo, e dunque ci troviamo in una fase cruciale, una fase nella quale possiamo dare una risposta nuova e moderna, quasi ultimi nel quadro continentale, perché fino ad ora sostenevamo che noi e la Grecia non abbiamo misure di contrasto alla povertà. Dal 2017 la Grecia avrà una misura di contrasto universale alla povertà, dunque quantomeno per non essere, per non sfigurare la povertà della Grecia, speriamo che questo percorso si concluda positivamente. Speriamo che questo percorso si concluda rapidamente e positivamente, speriamo che non ci siano elementi esterni che possono mettere in discussione quello che sembra un traguardo da mai raggiunto. Ci sono elementi di cui immagino poi le persone che saranno a questo tavolo in modo più competente di me potranno intervenire, se le risorse sono strutturali, congiunturali, sufficienti, insufficienti, se la misura è universale o ancora da completare. Certamente siamo in una fase ancora, abbiamo riaperto una fase promettente. Mi permetto però di segnalare, e qui poi mi fermo, che se stiamo colmando finalmente una smagliatura della tradizione nazionale, che naturalmente questo momento, una tradizione nazionale che ha questa smagliatura perché ha anche le peculiarità, perché ha monetizza piuttosto che offrire servizi, perché ha la spesa sociale in linea con il livello UE, ma una componente pensionistica che è del 50% superiore a quella degli altri paesi, ma insomma queste sono cose che sappiamo, mi permetto di segnalare che questa fase promettente che sembra ormai vicina ad essere conseguita, ad essere compiuta, non ci deve far dimenticare che una volta che avremo la misura di contrasto alla povertà rimarrà il declino del sistema di welfare dei territori, cioè rimarrà il problema che nei territori i servizi per i disabili, per i minori a rischio, per la violenza,
questi servizi continuano a conoscere una contrazione del finanziamento e che i professionisti del sociale dei territori continuano a diminuire numericamente e ad avere strumenti di azione progressivamente depotenziati. Non voglio dire altro, ci sarà chi su questo parlerà in più competenza appropriata di me. Dunque, segnalo soltanto che abbiamo a disposizione direi 75 minuti, un'ora, un'ora e mezzo, non so, questo ci fermerà a un certo punto, e dunque chiederei a ciascuno di intervenire per 10-12 minuti. Mi scuso fin d'ora se in qualche caso dovrò trovare il modo di segnalare rispetto alla necessità di rispettare la tempistica. Il primo intervento che abbiamo abbiamo in calendario è quello di Ugo Leambrogio, direttore della politica dei servizi sociali e sanitari dell'Università di Milano, che mi consegna.